molto ricco, molto interessante, molto aperto, diciamo, a ogni tipo di pubblico, con l'Orchestra Sinfonica di Asti, che io conosco molto bene. E quindi abbiamo questi tre poemi sinfonici, Mendelssohn, Ouverture dalle Ebridi, Smetana, la Moldava, e poi anche la Mussorgsky, una notte su Monte Calvo, molto famosa, comunque tre grandi poemi sinfonici. Nella seconda parte la Sinfonia del Nuovo Mondo di Antonín Dvořák, e quindi insomma una grande prestazione per un'orchestra sinfonica, un repertorio sinfonico che vedrà molto attiva l'orchestra. È sempre unito, non è mai diviso, forse è l'unica, diciamo, come tutte le arti, che in ogni caso che ha sempre cercato di unire il mondo, e noi lo facciamo affrontando questi grandi compositori che hanno scritto anche proprio in riferimento dei luoghi. Purtroppo più appelli si fanno e peggio vanno le cose, quindi a questo punto non c'è che da sperare che anche il pubblico si ribelli, che anche quelli che amano la cultura, amano la musica in questo caso, ma ogni forma di cultura, dicano la loro, perché è vero che di cultura se ne può fare meno e non si mangia, però se c'è si vive meglio e c'è un'aura più bella, più serena intorno a noi.